Viola e Damiano è già da parecchio tempo che ormai stanno insieme e inizialmente sembrava che non riuscissero a stare lontani l'uno dall'altra. Tra di loro c'è stata una fortissima attrazione inizialmente, talmente forte che non sono riusciti a resistere. È così che alla fine è iniziata la loro storia d'amore. Storia d'amore clandestina perché Viola era sposata con Eugenio e Eugenio è riuscito a capire che tra quei due c'era qualcosa, c'era una storia. E così Eugenio aveva deciso di affrontare direttamente Viola, la quale non ha potuto far altro che ammettere il tradimento, e così ha deciso, dopo il litigio con Eugenio, di tornare a vivere a casa di Ornella e Raffaele, portandosi dietro Antonio. Ovviamente anche per Antonio la situazione è stata molto difficile da sostenere, perché insomma la separazione dei genitori per i bambini insomma, sono sempre cose molto molto pesanti. E fatto sta che dopo che Viola è tornata a vivere a Palazzo Paladini, lei pensava di avere subito l'appoggio di Damiano, mentre invece in quel caso non c'è stato perché Damiano aveva deciso di occuparsi di Rosa e del loro figlio Manuel. Questo dopo l'attentato che c'era stato proprio nei confronti di Damiano, durante il quale Rosa gli ha praticamente salvato la vita. Rosa ha rischiato la sua vita per salvare quella di Damiano e di Manuel. E quindi è proprio per questo motivo che Damiano aveva deciso di occuparsi di loro. E Viola questa cosa, insomma, l'aveva presa male. E fatto sta che dopo ci sono stati anche dei litigi tra Viola e Damiano perché Viola voleva occuparsi esclusivamente di suo figlio per cercare appunto di fargli capire che lei è presente, che ci tiene a lui, mentre invece poi Damiano aveva preso un'iniziativa che aveva compromesso alla fine il recupero di questo rapporto e questo è stato motivo appunto di litigio tra Viola e Damiano. Poi alla fine si sono chiariti e ultimamente li abbiamo rivisti di nuovo insieme. Cioè, effettivamente, da quando hanno poi, cioè, praticamente sono usciti allo scoperto, li abbiamo veramente visti pochissimo insieme. E fatto sta che Eugenio, ovviamente, non ha preso bene questo tradimento di Viola, anche perché lui è ancora molto innamorato di lei. E Eugenio che ha iniziato una relazione con la Cimmino. E noi sappiamo che la Cimmino aveva messo gli occhi su Eugenio già da parecchio tempo. Gliel'aveva fatto capire, però, visto che comunque lui stava con Viola, lei comunque, cioè, è sempre stata al suo posto, non è andata oltre, non ha sconfinato. Fatto sta che poi, quando ha saputo che Eugenio si era lasciato con Viola, ha approfittato di questa occasione, quindi è riuscita a conquistare Eugenio. E sembra che Eugenio si trovi molto bene effettivamente con la Cimmino. È una coppia che a me sta piacendo veramente tanto, anche se non l'abbiamo vista molto insieme, però come coppia a me sinceramente piace parecchio. Però attenzione, perché qui c'è un'anticipazione che sta girando sul web e guarda comunque sempre le puntate, perché soltanto così sarai sicuro che l'anticipazione che abbiamo letto è effettivamente corretta. L'anticipazione ci dice che nelle prossime puntate ci sarà un riavvicinamento tra Eugenio e Viola. Quindi qui attenzione, perché i due a quanto pare si avvicinano, cioè, si torneranno ad essere molto molto vicini e la cosa sarà notata da Damiano. Damiano che quindi capirà da quello che c'è scritto sempre dalle anticipazioni che comunque Eugenio e Viola insomma erano una famiglia e per certi versi lo resteranno sempre, anche perché comunque hanno un figlio in comune, no? Hanno Antonio. Però bisognerà vedere questo avvicinamento, come effettivamente sarà fatto. Insomma, mi sono molto curiosa di vedere di che cosa si tratta.
e quindi non vedo l'ora di vedere questa scena e anche di vedere le probabili conseguenze, perché bisogna poi capire se è una cosa occasionale o se questo potrà essere magari l'inizio, chissà, di un ritorno di fiamma. E qui questo potrebbe essere un altro colpo di scena, cioè Viola che torna con Eugenio. A te piacerebbe rivedere composta questa scena, questa coppia, oppure speri che Viola rimanga con Damiano? Quindi vorrei chiederti la tua opinione, la tua preferenza. Ti raccomando, scrivi tutto nei commenti, anche perché è bello confrontarsi con altri fan, capire anche le opinioni di altri fan che seguono la soap, quindi se ti fa piacere scrivi tutto nei commenti. Ti invito anche ad iscriverti al mio canale YouTube e così sarai sempre aggiornato su tutti i prossimi video in uscita, su Un posto al sole, ma anche su tanti altri argomenti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!